Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bike Show TV è tutto quello che gira intorno al ciclismo. Antonietto Rancilio. Saranno 160 chilometri da percorrere quest'oggi su un circuito da ripetersi per 19 volte. L'anno scorso a trionfare su questo tracciato nella versione in notturna era stato Nicola Ruffoni, quest'oggi al via con il dorsale numero 1. Tanta pioggia a Villa Stanza di Parabiago in provincia di Milano, dove alle 11.30 prenderà il via di questa corsa che vedrà in gara 170 partecipanti. Un clima non propriamente primaverile che potrebbe complicare la vita agli atleti. Corridori hanno preso il via questa mattina per la 30ª edizione del trofeo Antonietto Rancilio. Tanta pioggia, tanto freddo in una giornata in cui la primavera proprio non si è fatta vedere. Una prova che è stata caratterizzata già nelle prime fasi di gara da numerosi tentativi. Diversi atleti hanno infatti cercato di prendere il largo, ma nessun tentativo è andato a buon fine. A poco più di 4 giri dalla conclusione, alcuni atleti sono riusciti a sganciarsi e a acquisire qualche minuto di vantaggio sul gruppo inseguitore. Della fuga facevano parte Stefano Luppino della FGM M Impianti, Mirko Gozio del Gavardo, Redi Alilagi della Name de Ferroli, Francesco Castegnaro della Palazzago, Alessandro Petiti del Team Idea, Simone Consoni della Colpac e Oliviero Troia, sempre del Team Colpac. Una fuga che poteva sembrare anche decisiva perché il gruppo in un primo momento si è lasciato sorprendere. Giri, Tonino, gruppo che viene segnalato in forte rimonta, eccoci in presa diretta, i 6 uomini al comando, alle loro spalle, si scorge la sagoma degli atleti che fanno il gruppo, sta per iniziare l'ultimo giro, sta per iniziare l'ultimo giro, e siamo in questo momento con Alilagi al comando, Alilagi a fare l'andatura. Ultimo giro, Dernier Tour, last lap, ultima vuelta. Arriva il gruppo, gruppo, campana anche per il gruppo, campana anche per il gruppo, gruppo in fortissima rimonta, sempre la Viris Maserati, 17 secondi, ultimo giro, Dernier Tour, ultima vuelta, last lap. Una forte ripresa, soprattutto sotto l'impulso del team Viris Maserati, ha fatto sì che i primi battistrada fossero rintruzzati dal gruppo a pochissimi metri dalla conclusione. A quel punto è stato chiaro che si sarebbe arrivati in volata. Una volata dominata da Mattia Marcelli, alfiere del team Colpac, che si è imposto sul compagno di squadra Nicola Ruffoni, trionfatore sul traguardo milanese nel 2012. La terza piazza è andata da Alessandro Forner della General Store Medlago Zardini. Ma andiamo a vedere ora l'arrivo e a sentire i commenti dei protagonisti. Ed è ricongiungimento proprio in questo momento con scatti e contro scatti, sta per partire lo sprint lunghissimo sulla parte destra della sede stradale, sprint come sempre che va a chiudere il trofeo Antonietto Rancilio, ed è volata lunghissima. Vai! Sul rettifilo di Villa Stanza di Parabiago, il gran finale allo sprint, grande vittoria. We'll be right back.
Mattia, una bellissima vittoria, un grande successo della tua formazione, il team Colpack. Sì, per me è la prima, dopo 2 settimane diciamo passate non tanto bene per un virus, 2 secondi posti, oggi è arrivata una bellissima vittoria grazie alla grandissima squadra che abbiamo e un grandissimo Ruffoni che mi ha lanciato in questa volata dandomi il via e non ho potuto ringraziare con questa bellissima vittoria. Ringrazio il presidente Antonio Bevilacqua e tutta la mia famiglia. Grazie a Mattia Marcelli, complimenti ancora. Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes.